Magasè, un progetto di informazione nato dalla nostra terra con le nostre forze, fatto grande dalla nostra gente. Magasè, internet, TV, free press, tanti canali per essere informati sull'entroterra siciliano. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi, tutto in tempo reale. Magasè, la voce del cuore della Sicilia. www.magasè.it. C'era una moltitudine di cittadini alla manifestazione Tutti Uniti Non Molliamo, no alla chiusura del punto nascita di Mussomeli. Un lungo corteo per le vie del paese che si è concluso con una catena umana attorno all'ospedale Longo, in un abbraccio simbolico per ribadire giù le mani dall'ospedale. Segretario, la CGIL scende ancora una volta in campo, in piazza possiamo dire, perché non è la prima volta che la vediamo nelle piazze di Mussomeli a difesa del punto nascita nostrano. Cosa può dirci? Ma la CGIL di Mussomeli e quindi provinciale è convinta di sostenere questa iniziativa di lotta per la dignità di un popolo che sta rivendicando un atto di normalità nella prosecuzione della vita del punto nascita. Pensare di sopprimerlo è uno schiaffo all'intelligenza dei cittadini e delle cittadine di Mussomeli, dei comuni del cosetto Vallone, della provincia di Caltanissetta, ma anche di tanti altri cittadini della provincia di Agrigento e Palermo che sono fruitori dei servizi erogati all'ospedale di Mussomeli. Noi pensiamo che non si possano ottenere prese di misure. L'ospedale di Bronde è stato mantenuto aperto su una palese pressione politica del partito del ministro della salute Lorenzin, e non si comprende perché invece Mussomeli dovrebbe chiudere. Mussomeli, che tra l'altro basterebbe farsi un viaggio da Caltanissetta, da comuni limitrofi. Io per esempio stamattina sono arrivato dal gelo, ho impiegato 2 ore e ho fatto la 47 Mussomeli. Non immagino e non oso immaginare, con tutta la fantasia che ognuno di noi può avere, che sia per una donna in stato interessante dover partorire per esempio di urgenza e percorrere la Mussomeli 47 per andare a Sant'Elia. La stessa cosa vale per la Mussomeli Agrigento. E per questo, assieme agli altri sindacati, abbiamo ottenuto, assieme ai sindaci che sosteniamo con forza, la convocazione in prefettura, e da lì siamo partiti per questa battaglia che deve essere condotta in modo intelligente. Cioè, noi da qui, da questa piazza di Mussomeli, dobbiamo arrivare al governo regionale e a quello nazionale per dimostrare che noi ci siamo, che rivendichiamo il diritto alla vita e ad una prospettiva diversa e migliore di quella attuale. Sindaco, oggi Mussomeli scende in piazza per rivendicare un diritto alla salute e alla vita. Voi come amministrazione come vi siete mossi e come continuerete a muovervi per stare a fianco dei cittadini? Noi ci siamo mossi in questo modo. Abbiamo inoltrato una lettera al Ministro e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invitandolo a venire a Mussomeli a rendersi conto di persona di quella che è la condizione viaria che il nostro comune è costretto a subire da ormai decenni. Abbiamo avuto un incontro con il prefetto, al quale abbiamo rappresentato il nostro stato di disagio. Devo dire che il prefetto è stato estremamente sensibile, tant'è vero che mi risulta che ha già inoltrato una sua personale relazione al Ministero, facendo presente le condizioni di grande difficoltà viaria che ha il nostro territorio. La sesta commissione, a nome del suo autorevole presidente, onorevole Di Giacomo, si è impegnata entro fine gennaio, primi di febbraio, a fare una visita, un incontro all'ospedale di Mussomeli per rendersi conto personalmente di quella che è la situazione, ma non andremo avanti. Oggi stiamo facendo questa grande manifestazione per testimoniare come tutti gli amministratori che si stanno impegnando in questa iniziativa hanno e sentono l'appoggio di dell'intera comunità, che non è solo la comunità di Mussomeli, ma è l'intera comunità dei 17 comuni che afferiscono ai servizi del punto nascita. Abbiamo chiesto in tutte le sedi, compreso nell'incontro di ieri, non solo la deroga al punto nascita, ma ovviamente la deroga e la sua messa in sicurezza per tutte quelle partorienti e per quei bambini che, voglio dire, nasceranno, spero ancora, nel punto nascita di Mussomeli. E ovviamente non ci fermiamo solo al punto nascita di Mussomeli, ma soprattutto l'obiettivo è potenziare la struttura sanitaria del comune di Mussomeli, e quindi mi riferisco al potenziamento della chirurgia, mi riferisco al potenziamento del pronto soccorso che vive condizioni di difficoltà in questo momento, mi riferisco al potenziamento
dell'unità anestesia che è sotto organico e lo abbiamo ribadito in tutte le sedi, e mi riferisco ovviamente al potenziamento della pediatria e anche all'attivazione della lungodegenza che era già prevista ma che non è stata mai pienamente attivata. Il comitato mamma si è riunito il 13 febbraio del 2013 quando c'è stato il primo decreto, si è fatta la fiaccolata, le mamme sono state le prime a scendere in piazza, io ancora non sono mamma, però mi sono alleata con loro perché è giusto così. Questo sarà, diciamo, l'inizio e la continuazione di una lotta che è iniziata nel 2013 e non ci fermeranno fino a quando non avremo quello che vogliamo, quindi il nostro diritto della salute che è un nostro diritto sacrosanto. Già mamma, mamma in attesa, cosa significa il punto nascita per Mussomeli? È una grande risorsa soprattutto per dove siamo collocati, per le strade che abbiamo, per le difficoltà. Anche i commercianti sono scesi a difesa del punto nascita. Il diritto alla salute non va negato a nessuno. La nostra è una situazione molto precaria poiché ci troviamo in un centro molto disagiato anche da un punto di vista viario. Per cui la cosa più importante è riuscire a riaprire questo punto nascita, ma soprattutto potenziarlo in termini di unità di servizio, ma anche per quanto riguarda le attrezzature, per garantire alle puerpere e anche ai nascituri la possibilità di essere tutelati al 100%.